questa società e quali sono gli scopi e le cose fatte in questi anni. Prego. Buongiorno, noi siamo partiti appunto nel 2005 a Venezia ponendoci una domanda che poi è una domanda molto ricorrente: i beni culturali, la cultura sono un valore? Servono a qualcosa? Con la cultura si può mangiare? Sono tutte le domande che, soprattutto in questo periodo, anche forse per la crisi, sono sempre più ricorrenti, sono oggetto di convegni, di dibattiti. E noi l'abbiamo iniziato appunto 8 anni fa, convinti che questo settore sia veramente una grande opportunità concreta. Abbiamo cercato sempre di evitare di parlare, perché secondo noi l'arte, la cultura, i beni culturali possono essere approcciati anche con una visione di imprenditore. L'imprenditore deve fare le cose, l'imprenditore può parlare, ma soprattutto deve fare. Allora l'idea di sentirsi sempre dire: ma i beni culturali sì, sono un valore, ma alla fine, e allora abbiamo pensato di rimetterci in discussione, il sottoscritto e anche Giovanna Zabotti che è qui con noi, e abbiamo lasciato un'attività certa, qualcosa che è partito, un'attività certa come... L'innovazione. Intervenire anche lui. E abbiamo deciso di cambiare vita a livello professionale e dire: beh, proviamo a concentrarci in una lettura diversa. Siamo partiti da Venezia e stiamo facendo quello che un tempo si faceva, cioè cercando di portare le persone, in questo caso le imprese, che hanno una potenzialità, possono avere una disponibilità finanziaria, a fare delle attività particolari. Noi diciamo sempre: chiunque sia attivo nel settore dei beni culturali e metta un euro in favore della valorizzazione di un qualcosa ha sempre ragione e va premiato. Ci sono tante tipologie di coinvolgimento, tante attività, tutte meritevoli. Noi pensiamo che oggi bisogna fare un salto in avanti, cioè cercando di portare l'azienda a sfidarsi, a sfidare se stessa e ad impegnarsi attraverso dei percorsi di comunicazione, dei percorsi che possono arrivare fino alla realizzazione di un prodotto come quello attuale. Perché? Perché ci possono essere stimoli. La nostra storia è ricca di aneddoti, è ricca appunto di storie dalle quali magari possono nascere delle nuove idee, può nascere innovazione. Abbiamo fatto in appunto 8 anni 45 restauri, partiremo con il prossimo e sarà il 46esimo, e devo dire la verità che la cosa che ci ha dato più soddisfazione è vedere l'imprenditore che è contento di quello che fa, ma è contento perché sente che la sua azienda lo segue, e chi lavora all'interno dell'azienda è anche orgoglioso che il proprio datore di lavoro stia facendo qualcosa che non è soltanto limitato all'impresa, ed è contento anche perché ovviamente il mercato e quindi il potenziale cliente reagisce bene. La cosa che ci piace sempre evidenziare: abbiamo fatto diverse cose, ma siamo partiti da un restauro semplicissimo con un ristoratore di Venezia che ha fatto il restauro dei 7 caminetti dell'appartamento del Doge di Palazzo Ducale, i camini del 1400, e ci siamo cimentati in una ricerca storica per trovare 7 pietanze della cucina veneziana del 1400, e da lì è venuto tutto un percorso, e quindi lo stesso ristoratore ha trovato nuovi stimoli. Abbiamo fatto un restauro per esempio della scala d'oro di Palazzo Ducale con bulgari, oro perché bulgari, ma bulgari soprattutto perché è una scala che è stata realizzata da Jacopo Sansovino, fiorentino, che ha portato la nuova romanità a Venezia. Questa scala è ricchissima nei suoi bassorilievi di aneddoti della storia romana, e quindi l'azienda ha trovato veramente uno stimolo e soprattutto ha trovato uno spirito di appartenenza che ha portato a dire: sì, lo faccio. Ma la cosa più bella, che secondo me è interessante, è che nel momento in cui facciamo e realizziamo questi restauri, l'impresa, l'imprenditore, ha la voglia e desidera far vedere ciò che ha fatto, ciò che ha realizzato. Per cui da lì partono anche delle iniziative, degli eventi partecipati sia dai dipendenti delle aziende che da ospiti che provengono da tutto il mondo. E questo è anche un modo per far conoscere degli angoli della nostra terra che sono tornati a splendere e per cui ci rendono ancora più orgogliosi. Quindi noi siamo convinti che i beni culturali sono oggi una grandissima opportunità.
aver portato su questo terreno, che è una grande sfida poi, perché è una novità assoluta nel settore delle insalate e quindi del fresco, una grande azienda come Bonduelle, con la quale ci stiamo appunto confrontando da circa un anno, e aver portato a realizzare proprio un prodotto per portare all'interno delle case un messaggio concreto, che poi sarà bello perché a brevissimo sarà in linea anche un sito dove si potrà vedere